Purci. Ciao raga, fischia, il bauletto di plastica, la pick up, lo montare in contrario, lo da ospitare, che questo qui va di sopra. Ah, tuzza mia. Anzi, comunque, dai Bellina, sella nuova, parafanghino nuovo, cominciato da mire. Si sta andando avanti, si sta andando avanti. Ma secondo me, cioè, se vi ricordate in che condizioni era, queste cose devono rimanere perché Usura, da le sola. usura, anzi, mantenuta, quindi si lascia così com'è. Quella era la sella sua. Questa è la sella sempre sua della pick up. Ora qui ci dovevo scrivere Piaggio. Come fare? Lo so io. Anche qui c'è una botticina. Queste osine ci devono rimanere perché se no, perché poi che c'è? C'è, aspetta, eh. Queste le ho dovute scartare e riverniciare e d'altronde se le erano messe male, non male, di più. Guardiamo, va addirizzata, si rimette, devo riguardare ora questi qui, i pulsanti per aprirla, c'ho tutte le serrature nuove da rimontare, perché qui c'aveva una chiave per qui, una chiave per di là, una chiave per di là, una chiave per il bauletto, una chiave per lo stesso, c'aveva 5 chiavi questo. Nulla, io ho rimesso il fanalino suo nella pick up che prima c'aveva questo qui con lo stop e questo lo stop non ce l'ha. Niente, ho messo il portatarga, si è rimesso i paraschizzi. L'unica cosa ragazzi, se qualcuno mi trova un contachilometri usato, che ce l'ho, eccolo qua. Questo è tutto rotto, ma che vetro gnose. Se qualcuno ha un contachilometri usato, mi manda una mail a miresotto@gmail.com. Non imparare a memoria io, non imparare. È tuo, per forza. Vabbè, se qualcuno ha un contachilometri la pick up, mi fa un grande piacere. Poi un altro favore che chiedo io, chi ha un manubrio di una Vespina R completo di leva, di supporto per l'acceleratore, e leva e supporto per le marce, lo voglio intero, poi senza leve, senza manopole, senza commutatore, non mi interessa nulla. Manovro nudo, mi serve urgentemente. Quindi chi ce l'ha, miresotto@gmail.com. Ora questo leviamolo perché se mi sdrucciola in terra, il miro lo deve riverniciare. Mi brilla, 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 ci si rispecchia. Va bene ragazzi, questa è la Vespina, la funziona. Ieri si è provata a mettere in moto, messa benzina, un lago in terra numero uno. Il che? Un lago. Numero come? Numero uno. Il che? Il lago. Vabbè, nulla. Ripiglia e ricambia il rubinetto della benzina, e c'è un video mio sul rubinetto della benzina. Mi è toccato, non è, prendere il flessibile e tagliarlo in 1000 pezzi, perché con questa chiave magica che lei apposta, questa chiavina che è apposta, non si svitava, non c'era verso. A parte, basta vedere subito la benzina, Di legno. sì, di legno di più. Va bene raga, nulla, tutto qui. Per svitare la rosa di dietro, il bullone, anche quello imparentato, mai svitata la ruota da quando è stata costruita. Pistola, fiaccolina. Alla fine mi è toccato tagliarlo. E nulla. Domani spero di finirla, perché poi oggi, siccome io ho 100.000 metri quadri qui e sono, ci devo mettere il cartello fuori per la strada, ho scritto Piaggio. Gli è venuto un grandissimo da La Spezia, Ah, che
Aspetta, no, che la spezia, Perugia. E mi ha portato questo fantastico, sì. Guardate, ragazzi. In che condizioni è questo? Cerchi bellissimi. Il manubrio anni 80, perché io non mi avevo di vizio di strizzare il manubrio, però li chiudevano per farlo più bellino. Ma a me tanto bellino non mi pare. Comunque, ok, ci sarà da fare tutta una revisione ai motori. Freni, fari, montai il parafango di dietro e verniciarlo uguale. Antracite, perché queste antracite. E poi, no, olio alle forche, ricontrollare il mozzo perché gocciola l'olio. Certo, ora, sulla Vespa se un gocciola o una Vespa, ma questi i mozzi non devono gocciolare. Novellino, ha comprato la sella nuova lui. E niente di che, si deve cambiare le gomme perché sono tutte inforrate. Comunque, allora, tutta come tutto mamma Piaggio c'è qui. Una qui, un'altra lì. C'è il mozzo, c'è più, aspetta, tre di là, 19 in quell'altro garage. Ragazzi, comunque mi serve un manubrio. Fuma, me lo trovi te un manubrio? Io ragazzi vi mando un salutone a tutti quanti, ringrazio tutti quelli che mettono i like, ringrazio anche chi mette i dislike, però non capisco perché non continuano a mettere, non mi guardare più, no? Vabbè, io non ti guardo più, io ti blocco. Va bene, un salutone raga a tutti e buona serata, ciao ciao.